Stadio Comunale Giuliano Di Pietrantonio, dialetto Manopello, quinta giornata del campionato di eccellenza femminile Chieti contro Pescara. Tutto pronto, palla a centrocampo. Si parte il Chieti a muovere il primo pallone. Prova a farsi vedere D'Ignazio. La palla è più lunga per Karim, che tocca bene per D'Ignazio. Si gira, prova a cambiare lato, va da De Luca, di prima in verticale, buono il tocco per Ammirati, che mette giù bene, appoggia per D'Ignazio, che calcia al limite, la palla diventa buona dall'altra parte per Peretti. Palla in avanti a cercare Ranalli, che tocca in qualche modo, trova Cavallaro, sposta su Truisi e va in avanti, buono il tocco per Ranalli, che prova a superare in velocità l'avversaria, contrasto con il portiere avversario, palla che rimane nella disponibilità di Ranalli, che calcia troppo debolmente, arriva il salvataggio sulla linea. De Dominicis riesce ad uscire, rimpallo che favorisce Zappa Costa, bella la giocata su Truisi e poi bello anche la conclusione che finisce in porta al 38esimo. Il Chieti passa in vantaggio con un grandissimo gol di Zappa Costa, la numero 10, fa 1-0. Tocca con la punta l'avversario, arriva però Cavallaro ad insistere, passa su Truisi in area di rigore, Cavallaro con il destro, deviazione da parte di Confessore che mette in calcio d'angolo, gran parata, cercata e trovata Karim che parte dietro la linea di centrocampo, vola verso la porta avversaria, cerca il dribbling ma non passa, spreca tutto Karim, tutta sola davanti a Cannarsa. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo che parte in questo momento. Arriva il cross tagliato di Vagnoni al centro, deviazione dall'altra parte, Karim mette sul fondo, si divora una clamorosa palla gol per l'1-1. Arriva il cross sul primo palo, deviazione, non la prende nessuno, dall'altra parte Contaldo allontana, sinistro in porta, deviato con il destro, prova e scheggia l'incrocio dei pali Zuffi. Apertura da parte di Zuffi. Ruffini cerca il tiro da lontanissimo che scavalca il portiere e finisce in porta da casa sua. Ruffini raddoppia 2-0 Chieti al 36esimo, gran gol di Ruffini. Si muove in area di rigore di Berardo, cercata e trovata tutta sola, passa di Berardo, gran giocata, poi sinistro, deviato dall'altra parte, arriva la conclusione vincente da parte di Daddario che accorcia le distanze al 43esimo del secondo tempo. Può ripartire, si muove Daddario tutta sola a sinistra, servita adesso, Daddario ha tanto spazio, entra in area di rigore, Daddario passa anche su De Vincentis, Daddario ancora resiste, calcia con il destro sul fondo di nulla. Di Matteo va in avanti. Fuori misura per tutti, il lancio, ma l'arbitro fischia tre volte. Il Chieti con un po' di sofferenza nel finale vince, batte il Pescara 2-1 grazie alle reti di Zappa Costa nel primo tempo e di Ruffini nel secondo. Nel finale Daddario ha provato a riaprire la gara ma non è bastato al Pescara, dunque al Comunale Diletto Manopello Chieti batte Pescara 2-1.